Buonasera a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento col mio salotto letterario virtuale. Oggi sono in compagnia di Moca. Allora, il vero nome, precisiamo, è Monica, però noi la chiameremo col suo nome d'arte, Moca, e le pubblichi anche appunto le tue opere letterarie. Raccontaci qualcosa di te in prima battuta, poi parleremo di questa raccolta di poesie che hai pubblicato l'anno scorso. Allora, innanzitutto ciao Paolo, un piacere essere qui. Un saluto a tutti coloro che guarderanno il nostro video. Mi sono già dimenticata. Oh, non ti preoccupare, il bello della diretta è libero Ecco, della diretta anche quello. l'avevo detto, ho già fatto la prima gaffe. Ma figurati. Quindi, Allora, diciamo subito che dimmi. tu sei, diciamo subito che sei come regione, noi siamo in Piemonte, tu sei Sì, vicino a Stasi. esatto. Allora, io Il nome del la tuo paese lo devi dire tu perché io non me lo ricordo. Ok, perfetto. Io sono originaria di Salcio di Lesa, che è sul Lago Maggiore, sponda piemontese, e per dare geolocalizzazione tra Arona e Stresa, che sono le località più conosciute. Però durante la settimana sono in Emilia-Romagna perché lavoro a Reggio Emilia, al campo volo di Reggio Emilia. E quindi niente, faccio un po' avanti e indietro, macino chilometri su chilometri. E niente, quindi beh, possiamo già iniziare dicendo che le mie due passioni sono la poesia e gli elicotteri, e per questo ho Ma la. aspetta, però posso chiedere perché questo non lo sapevo neanche, ma tu sei un pilota di elicotteri? No, non sono un pilota di elicottero. Il Ah. mio sogno da bambina, io a 12 anni sono andata a casa da mia mamma e le ho detto: "Mamma, io da grande farò il pilota di elicottero." Ah, ok. Pensi, ma con le mani nei capelli. Però no, in realtà io ho tentato di seguire la strada del pilota di elicottero, però poi alla fine mi sono fermata e sono rimasta a terra e adesso lavoro in una ditta di manutenzione elicotteri. Vabbè, dai, sei Però rimasta comunque. diciamo che ogni tanto un voletto me lo faccio, con una scusa, un voletto lo faccio. Dai, sei rimasta comunque nel settore che ti piaceva da bambina, almeno quello è importante, insomma. E poi, ecco, l'altra tua passione, diciamo subito, è la scrittura, dove tu hai. Oggi noi parleremo della Silogia di Poesia, un tempo assente, che è uscita l'anno scorso con Le Mezzelane, però. Tu hai pubblicato, diciamolo subito, varie altre cose nel tempo, anche un romanzo che poi tra l'altro uscirà in nuova edizione, lo anticipiamo già tra non molto, diciamo che i tempi dell'editoria non sono mai certi, quindi purtroppo è sempre il caso di essere molto presoluto in questa fase, lasciamo perdere. Quindi diciamo prudentemente, diciamo a breve, prossimamente arriverà questa nuova pubblicazione. Noi oggi però parliamo, anzi ripubblicazione. Anzi, però oggi noi vogliamo parlare appunto di questa silloge di poesie che si intitola Un tempo assente. So che tra l'altro ce l'hai anche qui con te, se vuoi naturalmente mostrarla a schermo a chi ci segue, eccola qua, che è edito da Le Mezzelane. Io per 2 giorni di seguito, giuro non è stato fatto apposta, ho diciamo appuntamento con autori che pubblicano con questa casa editrice. Io, come faccio sempre in tutti i miei video, ormai è una tradizione, ricordo sempre che è una di quelle case editrici che io non dico sponsorizzo perché non sono nessuno per farlo, però mi piace ricordare che è una di quelle case editrici che appartengono alla categoria free, quindi quelle case editrici che non richiedono, diciamo, richiedono nessuna forma di contributo economico alla pubblicazione, o che non ti impongono per contratto di comprare centinaia di copie del tuo libro, come purtroppo fanno alcuni altri editori, scelta che io continuo a dire perfettamente legale, ma che io non condivido e non condividerò mai. Questa è la mia personale posizione e quindi la porto sempre, sempre avanti. Però adesso parliamo appunto di questa silogia di poesie. A te sicuramente, perché l'hai pubblicato tra l'altro anche diverse, piace scrivere poesie. Dici un po' come nasce questa raccolta e raccontaci un po' anche, diciamo, quale può essere un po' il filo di questa raccolta di poesie, che in genere in una silloge è sempre comunque presente, ovviamente. Allora, dunque, questa silloge è nata perché ho pensato di descrivere, perché ti anticipo, nel senso, no, anzi, non è un anticipo, è la precedente raccolta, sempre pubblicata con Le Mezzelane,
che si intitolava Nella mia selva sgomenta la tigre. Era, parlava più di una selva metaforica, nel senso era una selva che era molto più interiore. Invece in questo libro, Un tempo assente, la selva è reale. Io parlo della, praticamente della natura che mi ha circondato nella mia crescita, nella mia nascita, cioè la natura del mio lago, del lago Maggiore, che non è mio, però la natura che si affaccia sulle sponde del lago Maggiore, dove sono cresciuta, perché i miei genitori, c'è da dire che avevano un'azienda agricola e quindi mi hanno un po' trasmesso in parte questo amore per la natura. E vabbè, il mio forse è un po' più poetico del loro, nel senso che loro hanno vissuto di agricoltura. Io tante volte vedo che sì, mi piace fare l'orto, coltivare i fiori, però ho uno sguardo forse delle volte un po' più assente per certe cose. Quindi vabbè, quindi questo è più o meno l'idea, cioè di base, di fondo c'è la natura del mio paesello, di dove sono cresciuta io. E poi c'è tutto un discorso del tempo, una cosa che mi piace molto, che dico spesso, che uso nella mia scrittura, è la dualità, perché a me piace, anche forse la mia natura dell'amore per la poesia e degli elicotteri, già questa visione di vedere le cose da due punti di vista. Quindi in questo caso il mio tempo assente è composto da due tempi. Il tempo di Cronos, quello che noi non possiamo fermare, delle lancette, e invece il mio tempo personale, che è Kairos, in cui io vivo anche attraverso la poesia. Quindi questo è un po' più o meno la... E poi è anche tipo una specie di resoconto della mia vita fino a qua, in cui magari ho avuto anche delle perdite familiari, amici, cose che ho voluto... di cui ho voluto prendere coscienza. Una cosa che non posso mancare di chiederti, visto che hai accennato purtroppo anche al discorso delle perdite, penso a questa fase che ci stiamo, speriamo bene, veramente lasciando alle spalle, di questa emergenza sanitaria. Hai scritto poesie in questo periodo o ti sei ispirata a questo? No, hai avuto anche tu il blocco totale dello scrittore. Sì, è stato molto comune, credimi, perché in questo periodo la maggior parte della gente... con la quale mi sono confrontato, autori o scrittori, hanno detto tutti quanti, avevo anche il tempo, perché purtroppo il tempo c'era, essendo tutti quanti chiusi in casa, e non è vero che sono riuscito a mettere giù manco due righe, perché probabilmente il condizionamento legato a questa fase, che obiettivamente non è stata per niente semplice sotto nessun aspetto, ci ha causato a tanti un blocco. Oh, poi è successo anche il fenomeno inverso, perché ci sono stati anche quelli, anzi, che al contrario hanno macinato pagine, ovviamente anche ispirandosi alla... si parla già delle antologie da coronavirus, eccetera, eccetera. Però è abbastanza comune, secondo me, anche umanamente abbastanza comprensibile. Vabbè, non è detto che poi un domani invece non... come dire, queste esperienze accumulate non si possono trasformare in qualche nuova poesia, perché no, assolutamente. Posso chiedertelo, quando hai iniziato a scrivere tu poesie? Io ho iniziato a scrivere quando a 15 anni più o meno, quando ho iniziato le superiori, che ovviamente io volevo fare il pilota di elicottero, e quindi è stato un percorso tecnico in cui sono andata a fare, io sono perito industriale, con specializzazione meccanica, quindi completamente, infatti per tutti i 5 anni i miei professori mi hanno tutti fatto sempre la solita domanda: ma perché non hai fatto il classico? Perché io avevo 8 in italiano e... Però tu avevi il tuo obiettivo, comunque, giustamente hai perseguito. Infatti dicevo, ma perché io voglio fare il pilota di elicottero? Però vedi che comunque anche, diciamo, evidentemente anche gli studi, in ogni caso, di tanto l'italiano è la materia jolly che si studia in tutti i corsi, quindi almeno delle superiori, quindi da quel punto di vista almeno essere... Però curiosità, c'era un poeta a scuola a cui tu sei rimasta, diciamo così, più legata, che se ne studiano, se ne incontrano tanti, per carità, ma anche più di uno, non necessariamente deve essere uno soltanto. No, io in ogni mia fase della mia vita io ho incontrato un poeta che mi ha illuminato, diciamo così, quindi vabbè, uno che è il primo che mi viene in mente, che amo tantissimo, è Cesare Pavese,
Per cui la mia prima Silogy, tra le altre cose, della giovinezza, è stata proprio anche il titolo ispirato al suo Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, perché per me era uno degli autori, ma poi c'è Ungaretti, Montale, non mi vengono in mente tutti, però... No, è difficile perché sono veramente tanti i poeti italiani, anche so, grandissimi, tra l'altro, in tutte le epoche ne abbiamo avuto, e meno male. So, che, sì. Baudelaire, Verlaine, poi c'è tutta la serie. No, vabbè, giustamente bisogna, ci sono anche gli stranieri degni di nota, ci mancherebbe altro, però facendo un po' per una volta i nazionalisti, sicuramente da noi grandissimi della poesia ce ne sono stati in ogni epoca. E sono sicuramente dei grandissimi. Tra l'altro, io so che tu, a partire dal 2014, hai anche fondato una vera e propria associazione con diversi amici che si occupa proprio di poesia, giusto? Sì. Licenza poetica, nata inizialmente in Svizzera, poi trasferita al mio paesello, perché ha sempre seguito me. Io, prima di lavorare in Emilia-Romagna, lavoravo in Svizzera, sempre elicotteri. E niente, quindi... Noi facciamo annualmente un concorso un po' particolare in cui chiediamo agli autori di abbinare poesia e fotografia, o racconto breve, 1800 battute e fotografia, con un tema che noi normalmente diamo di ampie vedute, nel senso quest'anno si intitolava Homo Bacchus. E quindi niente, facciamo tutti gli anni una premiazione che non è la solita classica premiazione in cui diamo un attestato, ma noi creiamo proprio un evento ad hoc per come si dice, non mi viene la parola, ovviamente. Vabbè, per celebrare anche premiare anche i vincitori. Quindi abbiamo avuto inizialmente degli attori che leggevano alternati dalla musica con la proiezione delle fotografie. Poi abbiamo avuto una compagnia teatrale, La Marmotta di Fagnano Olona, che per 2 anni di seguito ha creato uno spettacolo ad hoc per inserendo i vincitori dentro gli spettacoli, quindi era proprio una cosa. E invece negli ultimi 2 anni abbiamo la collaborazione del fotoclub L'Immagine di Borgo Manero, per cui loro fanno proprio una trasformazione delle opere, quindi poesia, fotografia, racconto breve, fotografia, e li trasformano in video... Aspetta, audiovisivi, scusami, in audiovisivi, quindi loro ritrasformano le opere e le donano ai vincitori durante la serata di premiazione. Senti, per il 2020 l'avete già organizzato? Come? No, 2020 doveva essere a giugno e l'abbiamo rimandata con speranza di poterla fare il 3 di ottobre. Ma quindi c'è ancora la possibilità anche di parteciparvi, oppure è già scaduto il termine? No, perché altrimenti ti chiedevo di dare Maria anche. Purtroppo è scaduto. Vabbè. Sappiate comunque, chi ci segue, che l'anno 21, tanto nel 2021 sicuramente uscirà una nuova edizione di... Come si intitola infatti questo premio? Almeno questo te lo volevo, così uno se lo può anche cercare. Noi lo chiamiamo concorso letteral poetico fotografico e poi gli diamo il titolo del tema che abbiamo scelto per l'anno. Comunque sul nostro sito www.licenzapoetica.com si può vedere tutto quello che facciamo. Perfetto, quindi diciamo così, no, perché è giusto dare un'informazione perché può sempre tornare utile a chi... Ce ne sono talmente tanti di concorsi che a volte è anche difficile. Sì, soprattutto se magari non sei di quella determinata area geografica, è anche difficile essere aggiornati sulle varie manifestazioni che ci sono. Sono veramente tante ed è sempre una bella occasione. Io consiglio un po' a tutti di prendere parte a un concorso, ovviamente in base anche a quello che sono le proprie creazioni, ci mancherebbe altro, tra concorsi di poesia, concorsi per racconti, per romanzi, ce ne sono veramente di tutti i tipi. Una curiosità, il prossimo libro dopo questo, secondo te, potrebbe essere, è più probabile, non ti chiedo niente di sicuro, che sia al momento una raccolta di poesie oppure che sia un romanzo? Allora, adesso... Bella domanda, È uscito da poco un libro, una silogia poetica fotografica,
tascabile che ho fatto con un'amica, Cosetta Frosi, una fotografa di Cremona, e abbiamo fatto questo libricino autopubblicato che si chiama Buchi temporali, per rimanere un po' in tema con tempo assente. Però spero che il mio prossimo sia la ripubblicazione del romanzo che pubblicai ai tempi nel 2015, che adesso con nuovo titolo dovrebbe intitolarsi La metà del mare. Bello anche come spero. Titolo. Poi vabbè, visto che io sono anche una persona che vive in una città di mare, ovviamente, c'è ancora maggior ragione. Io però, prima di chiudere, non posso non chiederti almeno visto che hai appunto scritto una raccolta di poesie, almeno una o un passaggio di una poesia, di dedicarcelo, dai. Sì, dai, mi cimenterò, anche se non sono pronto, brava a leggere, però ho detto lo faccio. Dai, sì, perché è sempre bello sentire un autore che legge le proprie creazioni, in particolare quando si tratta di poesie. Quindi... Adesso tutti gli amici che hanno letto sempre per me diranno: adesso che hai letto tu, ti arrangi. Esatto. Esatto, vabbè, vi leggo questa qui che è l'ultima poesia della Sillogi, che si intitola Versi liberi nel nostro tempo assente. Ti lascio tutti i versi liberi, come semi di more e lamponi tra i denti. Il tuo sorriso è comico e senza ripari, ed è qui che inizia la mia malinconia. Ti chiedo scusa perché le fragilità mi scivolano dagli occhi stretti, svelando il nostro tempo assente. Eh sì, dove poi c'è il rischio veramente che ti dicano di arrangiarti a leggertele da sola, perché no, lì ti prego, quindi... ti prego, no. Allora, fai una cosa, non dire che abbiamo fatto questa intervista, così non la vedono. Nessuno. eviti questo pericolo, no, da parte gli scherzi. No, vabbè, durante una presentazione in genere tendenzialmente l'autore fa leggere qualcun altro, per il semplice motivo che magari chi ha il ruolo del lettore, a parte che può dare anche un'interpretazione sua particolare, ma poi in genere, diciamo, l'autore è più impegnato al rapporto col pubblico che a leggere. In genere la presentazione si fa così, però non è detto. E ci mancherebbe. Dai, poi c'è da dire che è bello se lo legge qualcun altro, perché è una trasformazione anche Sì. quella, ti dà qualcosa in più. E quindi vive un'altra vita anche la poesia, quindi è anche bello potersi avvalere di qualcun altro che legga Anche secondo le me. Io almeno lo preferisco, devo dire, però. opere. Anch'io, Ci gli amici in ascolto che ascolteranno questa intervista. Sì, dai, diciamo così, riesce meglio tendenzialmente la presentazione. L'ultima cosa che ti vorrei chiedere, la domanda, io la chiamo la domanda di servizio, cioè dove questo tuo libro può essere trovato, chi fosse interessato all'acquisto? Allora, in tutte le librerie, anche online, perché comunque il libro è stato pubblicato anche in ebook, e poi sul sito della casa editrice, delle Mezzelane, sì, e poi anche in libreria, alla fine basta andare in libreria e chiedere di ordinarlo. Questa è un'altra delle mie piccole battaglie personali, cioè io dico sempre sì, sappiamo che esistono gli ebook, io personalmente preferisco il formato cartaceo, ma ovviamente è una mia opinione, ci mancherebbe altro. Però io continuo sempre a dire questo, cioè se dobbiamo acquistare i libri, innanzitutto acquistiamoli, perché visto che si dice sempre che in Italia si legge poco, io insisto sempre anche su questo punto nel dire magari si legge poco, perché magari le persone non hanno neanche trovato il libro giusto per le corde, cioè può darsi anche che, per esempio, se io sono un appassionato di fantascienza, magari non amerò leggere romanzi storici, faccio per dire, o viceversa. Però magari è difficile che una persona proprio a leggere non piace. Per esempio, ecco, la lettura della poesia, io credo che sia una cosa che molti potrebbero coltivare. Però la scoperta della lettura è una cosa importante, bisognerebbe lavorarci molto, soprattutto io insisto nel periodo della scuola. Deve essere bravo l'insegnante più che insegnarti a certe cose, deve insegnarti proprio il piacere della lettura. L'insegnante di italiano, secondo me, dovrebbe avere questo ruolo. E poi, ecco, oltre che comprare libri e leggere, il discorso è comprateli se potete in libreria, che così si dà anche una mano a tutte. Anche i libri indipendenti, che soprattutto, fanno un grande lavoro. Esatto, e che aggiungo io, come tutti, hanno incontrato gravissime difficoltà anche in questo periodo, purtroppo, di chiusura forzata, che inevitabilmente ha messo in crisi tutti, a cominciare anche da chi vende, da chi di mestiere fa
il venditore di libri. Io ti ringrazio, Monica, e niente, ci vediamo diciamo quando uscirà a questo punto il prossimo, cioè, o meglio, quando verrà, mi correggo, ripubblicato il romanzo La metà del mare, giusto, sarà il titolo. Perfetto, e allora ci vediamo prossimamente su questi schermi quando uscirà questo libro. Grazie mille della tua ospitalità, sei un padrone Grazie. di casa fantastico. Oh, grazie. Diciamo che cerco più che altro di fare sempre una chiacchierata. Ah, ecco, a proposito, io in chiusura, approfitto, lo dirò anche nei prossimi appuntamenti. Io sto invitando, e ci saranno delle occasioni, perché partecipino a queste mie rubriche anche proprio delle case editrici. Io ne ho già invitate alcune, spero che altre si uniscano. L'unica condizione sarà sempre la stessa, cioè io non ospiterò mai case editrici a pagamento. Mi dispiace, se, siccome io so quali sono, non mi sogno di nominarle, ma so quali sono, se mi contattano loro dirò grazie, scusate, no, mi dispiace, non offendetevi, però per le case editrici free lo spazio ci sarà sempre con piacere, anche perché penso che per un esordiente anche avere una idea di come funzioni anche dalla parte dell'editore sia utile. Sia molto utile perché è un mondo, quello editoriale, in cui è difficile veramente muoversi e quindi è utilissimo avere informazioni, soprattutto quando a darle sono persone che hanno anche, so, esperienza e competenza che serve parecchio. Grazie Monica, ci vediamo prossimamente quando c'è il nuovo libro. Arrivederci al prossimo libro. Grazie mille, grazie A tutti, ancora. buona serata, grazie.